Allora, che facciamo stasera? Senti, Valerio, stasera andiamo a pesca. Viene anche Daniela, vero amore? Lo sai che ti seguirei ovunque. Ma che bella coppia! E che amore! Sempre a tubare come due colombe. Sai, è buono questo cocktail. Dove hai imparato a farlo? Ah, ti piace? Si chiama il frocione. Il frocione? È quello che va di moda quest'anno a Balinuro. Ah, bene. Che vuoi fare? Ci si adegua ai tempi. E se non c'è un pizzico di checcaggine, non si è moderni, non si è alla pace. Già, e poi succede come a Napoli. Sai, al congresso dei gay c'erano degli operai con delle scritte: meglio un figlio mariuolo che un figlio ricchiona. Desidera? È la casa del giudice Antonelli. Sì, perché? Buongiorno. Senta, io sono Olga Peretti, la nuova collaboratrice. Ah, sei arrivata finalmente. I signori Antonelli sono assenti in questo momento. Comunque vado ad avvertire il figlio. Ok, grazie. Vieni, entra. Grazie. Aspetta qui un attimo. Sì, va bene. Scusate, signorino Marco, volevo avvertirla che è arrivata la nuova collaboratrice. È di là. E io che ci posso fare? Dalle una stanza e quando arriva la mamma penserà lei alle mansioni da affidare. Va bene, ci penso io. Uffa. Chissà che polipo di cameriera che sarà arrivata. Per mia madre, se non sono cessi, non sono cameriere, capisci? E hai ragione. Quelle belle ragazze di una volta che vogliono fare le cameriere e non si trovano più. Ci vuole un po' di pazienza. Già, è un vero peccato. Se non fossero sempre così bruttine. Altrimenti, che cosa faresti se fossero giovani e belle? Uffa, che palle voi due. Non vi sopporto proprio più, io vado a farmi un tuffo. Un grande tuffatore.